Grazie, grazie davvero. Spero che mi sentiate tutti bene. Io avrei voluto naturalmente oggi darvi il benvenuto a Palazzo Italia perché avevamo programmato mesi addietro, infatti alla fine dell'anno scorso, di organizzare più o meno in questa parte dell'anno un grande incontro collettivo ospitato da noi a Palazzo Italia. Non è stato, come evidente, possibile a causa dell'epidemia ancora in corso, che sta quindi comunque benvenuto virtuale a tutti voi che avete voluto trovare il tempo. Ci sono più di 120 persone in questo momento collegate e stanno crescendo mentre parliamo. Queste 3 giornate, questi 3 momenti sarebbero dovuti essere in un'unica giornata e quindi lo consideriamo un unico incontro che abbiamo chiamato Open HT, che però è solo il primo di una serie. Noi abbiamo intenzione di avere un Open HT sistematico, collettivo all'anno, aperto a tutto il mondo della ricerca italiana e anche, diciamo, un po' di partner internazionali, ma lo scopo di questa giornata è quella di parlare al paese che ha deciso di investire in una nuova piattaforma di ricerca, in un nuovo centro di ricerca che sia una piattaforma tecnologica aperta che è Human Technology. Quindi benvenuto virtuale a tutti i partecipanti all'incontro di oggi. Oggi appunto è un incontro riservato in particolare al mondo della ricerca, che è uno dei 3 pilastri su cui si poggia la costruzione di Human Technopole, l'altro pilastro è il mondo della sanità pubblica e l'altro pilastro è il mondo delle industrie. Human Technopole è possibile ed è stato immaginabile e si può costruire perché in Italia esistono 3 solidi pilastri che insieme formano l'ecosistema delle scienze della vita. E quindi vi saluto e vi ringrazio di essere qui da parte di tutti i membri del comitato di sorveglianza di Human Technopole, che sono anche loro qui con noi oggi, degli altri membri degli organismi di governance di Human Technopole, che saluto e ringrazio per il grande lavoro che fanno quotidianamente. Il comitato di gestione, l'organismo di consultazione scientifica, gli altri organismi e che solo questo lavoro che rende questa giornata possibile, oltre a rendere possibile la vita di Human Technopole. E noi appunto salutiamo gli invitati a questa giornata. Noi abbiamo invitato i rappresentanti di tutte le università italiane che hanno più dipartimenti di scienze della vita, i centri di ricerca pubblici, privati, i centri di ricerca del CNR, le fondazioni di ricerca, gli IRCCS, gli ospedali di ricerca, naturalmente l'Accademia dei Lincei. Abbiamo fatto un invito che fosse il più largo possibile in tutte le parti della ricerca italiana che si interessano alle scienze della vita. Naturalmente sarebbe stato meglio vederci di persona perché una giornata in presenza offre molti più spunti di dialogo e per questo lo rifaremo presto. Salutiamo anche i rappresentanti delle industrie di settore che sono collegati, Confindustria, Lombarda, Federchimica, Assobiotech, Associazione dei Dispositivi Medici. La rappresentanza della Curia, le istituzioni locali, sono collegati con gli assessori Cocco e Tajani, il presidente della Commissione Sanità della Lombardia, Monti, e soprattutto il ministro Manfredi che sta arrivando in macchina per recarsi al luogo in cui potrà connettersi con noi e che interverrà tra qualche minuto. Vi ringrazio a tutti di aver trovato il tempo di unirvi a noi e diciamo mi scuso forse di questa lunga lista che ho dovuto fare, ma essendo ognuno di noi in questo momento da solo nel luogo in cui è collegato, se non avessi fatto questo sarebbe difficile, come dire, visualizzare l'ideale platea che abbiamo e che speriamo di riuscire a incontrare fisicamente il prima possibile. Oggi è un'ulteriore tappa importante per Human Technopole. È un po' trito il luogo comune che dice che la parola accountability non è presente in italiano. A volte però è vero e a volte c'è una mancanza, si sente una mancanza di accountability. Noi invece vogliamo organizzare e organizzeremo regolarmente degli incontri collettivi come questo, nel quale in qualche maniera, vista da chi non è uno scienziato ma ha la responsabilità di guidare la governance della struttura, si deve un po' spiegare come si sta mantenendo la promessa sulla base della quale siamo stati l'impegno, la missione che la legge ci ha conferito. E allora questa è l'ambizione che noi abbiamo e che stiamo cercando di perseguire.
è quella di costruire un centro di ricerca e una piattaforma tecnologica aperta sulla base e avendo come punto di riferimento i più alti standard internazionali, che sia capace di attrarre intelligenze da tutto il mondo, che sia capace di essere un vero servizio alla scienza del paese in Italia, dell'Europa, un servizio aperto e fortemente connesso con università in tutto il paese, con università in giro per il mondo, naturalmente con i centri di ricerca, con gli ospedali e con il Servizio Sanitario Nazionale, fortemente connesso con l'industria che sola è in grado di rendere accessibile ai molti i risultati delle scoperte scientifiche che ci auguriamo saranno fatte a Human Technology. Stiamo costruendo un centro di ricerca che è sia italiano che europeo, è italiano e internazionale. La lingua di lavoro di Human Technopole è l'inglese, ma naturalmente tutti coloro i quali vengono magari appunto da un altro paese a lavorare a Human Technopole impareranno l'italiano, perché così quello che accade in tutti i paesi che ospitano centri che vogliono essere internazionali. Un centro di ricerca che vuole confrontarsi alla pari con grandi piattaforme internazionali, ma che diventa anche e soprattutto un patrimonio a disposizione della comunità scientifica nazionale, non solo perché offre nuove opportunità di lavoro, ma perché offre strumenti e tecnologie accessibili a tutti sulla base di bandi aperti e trasparenti, perché è in grado di essere fattore di competitività del sistema nazionale della ricerca. Io mi auguro e noi lavoriamo perché grazie alle tecnologie che ospiterà Human Technopole, l'Italia sarà sempre più capace di attrarre finanziamenti europei, di attrarre ulteriori fondi internazionali, più di quanto è stata magari incapace di fare in passato. Infatti, il primo scopo di Human Technopole è quello di lavorare per aumentare gli investimenti nel settore della ricerca e delle scienze della vita in Italia, e questa è la nostra missione generale, sulla base della quale poi vengono sviluppati dagli scienziati i programmi scientifici più di frontiera, come dire, possibili. Noi siamo consapevoli che esiste un dibattito in questo paese, c'è chi pensa che non sia una buona idea concentrare risorse e che invece le risorse debbano essere soltanto distribuite in maniera diffusa. Sappiamo che esiste questa discussione, ma crediamo che le due cose debbano andare assieme, perché senza grandi strumenti e grandi piattaforme il sistema diffuso finisce solo per produrre un grande spazio sistematico. Senza un sistema diffuso ben finanziato, le grandi piattaforme rischiano di essere solo parzialmente utili o inutili, o addirittura delle cittadelle isolate, che è quello che sicuramente non vogliamo costruire. E allora cogliere l'occasione di Expo all'epoca è stata una buona idea, secondo noi, per dotare il paese di strumenti, tecnologie, esperienze che non aveva e ancora non ospitava, ma questo non certo esaurisce le necessità del nostro paese, e anche per questo vogliamo sentire quello che dirà il ministro Manfredi e ci racconterà i piani, spero, e i progetti che già in parte ha sviluppato nel corso del suo mandato. Noi continueremo a perseguire il nostro dovere istituzionale di costruire una piattaforma aperta, confidando che la collaborazione e l'apertura costante che, sulle quali non solo ci impegniamo con la giornata di oggi, ma che caratterizzano tutto il nostro lavoro, possano vincere scetticismi radicati che a ben guardare non necessariamente dipendono dal presente, ma dipendono dal passato. E noi invece vogliamo cercare di lavorare per le cose da costruire. L'obiettivo di chi sta Human Technopole nei diversi luoghi in cui si trova a operare è la costruzione. Noi siamo operativi, come ricordava poco fa la nostra gentile ospite, siamo operativi da un anno e mezzo, circa, da quando il direttore Mattai si è insediato. Siamo partiti praticamente da zero, se non con un'importante eredità di startup che è stata resa possibile grazie all'impegno dell'Istituto Italiano di Tecnologia precedente all'inizio della Fondazione Human. Abbiamo ristrutturato Palazzo Italia, anche grazie a quel lavoro, molto rapidamente, che oggi ospita i nostri uffici, ospiterà laboratori leggeri. Abbiamo cominciato lavori nei laboratori umidi attorno a Palazzo Italia, che saranno pronti entro quest'anno e potranno riempirsi di scienziati e di tecnologie. Naturalmente scontiamo un ritardo causato dal Covid. Abbiamo svolto una gara per il progetto del nuovo palazzo che ospiterà tra 5 anni, quando sarà completato, ci vorrà un lungo tempo perché bisognerà fare delle ulteriori gare, poi andrà costruito, e che ospiterà circa i 2/3 di Human Technopole a regime. E non basta, in questo anno e mezzo abbiamo creato un'infrastruttura amministrativa fatta di personale di sostegno alla ricerca,
Abbiamo soprattutto formato un primo nucleo di leadership scientifica guidata dal professore Yamattai, che adesso prenderà la parola. E abbiamo chiesto loro di progettare i primi 3-4 anni di Human Technopole, cioè di cominciare a tramutare il progetto che era espresso in grandi linee guida. E non so se è stata la prima volta nella storia del paese, ma era un progetto che è stato approvato dal governo in inglese, in lingua inglese, ed è forse un piccolo dato, non so se di colore, ma sicuramente interessante, cominciarlo a tramutare in realtà. Quindi il lavoro che viene presentato oggi e i programmi che vengono presentati oggi sono ancora allo stadio iniziale ed sono di una straordinaria complessità e di una straordinaria ambizione. È utile ricordare dal punto di vista di chi gestisce la governance di questo processo che esso è stato costruito e continuerà sempre a essere costruito un passo alla volta, da zero. Ogni passaggio di Human Technopole, a partire dalla nomina del direttore professor Mattai, da parte di una commissione internazionale indipendente, ha seguito in maniera pedissequa criteri di pubblicità e competizione tra idee, tra progetti e di conseguenza tra persone. Questi progetti e queste persone hanno ora indicato e ci raccontano oggi e condividono oggi una strada che loro hanno pensato per i prossimi anni, nei quali Human Technopole arriverà a circa un terzo dello sviluppo complessivo. È una strada aperta ai contributi innanzitutto della comunità scientifica nazionale, che come naturale avrà molte varianti e curve, che dipenderanno soprattutto dal confronto e dalla discussione di idee. Quindi anche questo progetto è solo un inizio rispetto all'ambizione complessiva, ricordando una cosa importante, che tutti i progetti importanti come questo hanno bisogno certo di intuizione e visione, ma poi hanno bisogno di pianificazione ed esecuzione diligente. Vorrei concludere con un ultimo accenno. In questi mesi, ancora oggi, come si vede adesso da questo collegamento, le nostre vite sono state colpite dall'epidemia del Covid-19 e in Lombardia, che è la nostra casa, in particolare gravissimi lutti hanno costellato gli scorsi mesi. E io vorrei ringraziare gli scienziati di Human Technopole, tutto lo staff di Human Technopole, anche, quindi soprattutto anche i non scienziati naturalmente, a partire dal direttore, per aver portato avanti questo progetto e per aver continuato a costruire Technopole anche in condizioni di difficoltà, che naturalmente abbiamo condiviso con tutti gli altri istituti e le altre aziende in questo paese. E gli scienziati in particolare sono riusciti, in un momento complesso di crescita iniziale come quello in cui siamo, a cogliere l'importanza di spendersi immediatamente per far parte della lotta nazionale e internazionale contro il virus che causa il Covid-19. Human Technopole lo ha fatto con tutte le sue expertise genomiche, big data, ma soprattutto nel modo che è connaturato alla sua stessa essenza in progetti di collaborazione stretta e fatti e pensati assieme a istituti importanti del nostro paese e dell'Europa. E questo è importante perché mostra già da subito una grande capacità di reazione di cui la governance è stata molto, molto contenta. Concludo quindi questa mia introduzione ribadendo i ringraziamenti allo staff di Human Technopole che ha lavorato in maniera così devota in questi mesi così complicati. Vorrei ringraziare le istituzioni pubbliche locali e nazionali con le quali c'è un costante dialogo. In questi mesi di emergenza, naturalmente, hanno anche ritardato il completamento della convenzione che IHT deve sottoscrivere con i ministeri fondatori e che fornirà un'ulteriore formalizzazione alle caratteristiche di apertura e servizio di Human Technopole di cui ho già parlato. Col supporto del ministro Manfredi e dei suoi colleghi sarà sicuramente possibile concluderla rapidamente. Naturalmente voglio sottolineare e concludere col fatto che grande parte del merito di questo ulteriore passo avanti di oggi e del Consiglio di Sorveglianza che presiedo con grande umiltà e la cui autorevolezza e il cui impegno sono centrali alla crescita e allo sviluppo di questo importante progetto nazionale. Vi ringrazio ancora di essere qui. Il Ministro ci sta raggiungendo tra pochi minuti e lascio la parola a Barbara che potrà dare poi la parola al Direttore. Grazie mille.